Un attimino, intanto il punto della situazione dopo questa eh, riunione che è appena terminata. Sì, il punto della situazione è che sostanzialmente è sotto controllo. Eh, ci sono state fatte anche delle proiezioni rispetto all'attuale andamento: insomma, se non ci saranno vorticosi incrementi o insomma, ondate anomale fino a praticamente a Natale la nostra regione non rischia di passaggi di colore o restrizioni particolarmente significative, il che non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli, io invece approfitto dell'occasione per lanciare l'appello ad adottare comportamenti adeguati. E purtroppo per molti l'abitudine, l'idea che essendosi vaccinati non ci si ammala, insomma fa rilassare troppi costumi, cioè ci sono troppe situazioni di assembramento in cui vengono meno tutte le difese e con l'arrivo del freddo, evidentemente si è tutti più esposti. Abbiamo registrato un aumento significativo, cioè il 25% del, dell'incremento di questa ultima settimana si registra nella fascia di età sotto i 13 anni, che è la fascia di età che come sapete non è, eh, non è vaccinata, la nella fascia di età che invece arriva a 19 l'incremento è solo del 7%, è evidente che c'è una differenza, tuttavia questi bambini, questi ragazzi poi non finiscono in ospedale, rischiano di finirci le persone invece più anziane e quindi lì eh, c'è sempre una netta prevalenza di persone non vaccinate che finiscono in ospedale o che finiscono in terapia intensiva. Quindi eh, noi abbiamo dato indicazioni di intensificare le campagne di tracciamento, tamponi, eh, oggi gran parte della popolazione che si è vaccinata tende a non farlo più perché lo ritiene non necessario e poi magari scopriamo gli asintomatici quando finiscono in ospedale per altre ragioni. Alcuni una, una quota significativa delle persone che vengono registrate come eh, pazienti in area medica eh, di malattie infettive sono in realtà persone che non avevano sintomi, che sono andate in ospedale per fare altri tipo di accertamenti o di operazioni e poi sono state scoperte positive ai controlli e quindi a quel punto poi vengono registrate, ma non avevano sintomi o conseguenze così gravi da meritare un ricovero. Causa Covid. E chiedo un'ultima cosa, Presidente. Un anno fa più o meno di questo periodo all'ospedale di Sulmona lei annunciava l'Abruzzo in zona rossa. Rispetto ad un anno fa, grazie ai vaccini, stiamo molto meglio. Assolutamente, ha fatto bene a ricordare questo precedente perché è chiaro che se oggi siamo preoccupati per i numeri che abbiamo voglio ricordare, mi aiuta a ricordare che un anno fa avevamo i pronto soccorso che non erano più in grado di accogliere di pazienti, avevamo le file fuori dagli ospedali, avevamo una gravissima difficoltà nel fronteggiare la situazione, quindi non c'è alcun dubbio che la campagna vaccinale abbia avuto e continua ad avere un grande effetto per contenere la pandemia. Non dobbiamo però eh, fare l'errore di pensare che con il vaccino sia tutto risolto, che chi è vaccinato può fare qualunque cosa, può adottare qualunque comportamento, non ha più bisogno di precauzioni e così via e l'errore ancora peggiore è quelli che invece pensano che il vaccino non serva a niente, non se lo fanno nemmeno e poi li ritroviamo appunto dentro gli ospedali a occupare le terapie intensive che non è solo un danno che fanno a se stessi che è già grave, fanno un danno grave a tutta la comunità, è questo che voglio sottolineare.